siamo gli studenti con le scuole a pezzi, i giovani che lavorano nero, precari, per 800 euro al mese, perché ne hanno bisogno, che spesso emigrano per trovare di meglio. Siamo disoccupati, cassintegrati, esodati. Siamo i pensionati che campano con poco, anche se hanno faticato una vita e ora non vedono prospettive per i loro figli. Siamo le lavoratrici e lavoratori che producono la ricchezza del paese. Siamo i cittadini delle periferie, quelli che fanno i salti mortali per comprare un giocattolo ai bambini. I malati che aspettano mesi per una visita nella sanità pubblica, perché quella privata non possono permettersela. Ma siamo anche quelli che non cedono alla rabbia e alla disperazione. Ci impegniamo ogni giorno dentro un'associazione, nelle piazze, sui posti di lavoro, per contrastare la disumanità dei nostri tempi, il cinismo del profitto, le logiche mafiose, le discriminazioni di ogni tipo. Crediamo nella giustizia sociale, nella solidarietà e nel mutualismo, nel controllo popolare sulle istituzioni che non si curano dei nostri interessi. In questi anni abbiamo lottato contro i licenziamenti, il Job Act, la riforma Fornero e quella della scuola e dell'università. Contro la privatizzazione della sanità, contro le politiche sociali ed economiche dell'Unione Europea, contro lo stravolgimento della Costituzione nata dalla Resistenza. Per la difesa dei beni comuni, del patrimonio e dei soldi pubblici, per la tutela dei territori da speculazioni e corruzioni. Ci trovate organizzati in comunità, dove ogni giorno costruiamo socialità, culture e servizi accessibili a tutti. Abbiamo deciso di candidarci alle elezioni del marzo 2018, tutti insieme. Perché se nessuno ci rappresenta, se nessuno sostiene fino in fondo le nostre battaglie, allora dobbiamo farlo noi. Abbiamo deciso di candidarci facendo tutto al contrario. Non partendo come al solito dall'alto, dalle segreterie dei partiti, ma dal basso, da una rete di assemblee territoriali. In cui potremo incontrarci, conoscerci, unirci. Per noi le prossime elezioni non sono un fine, bensì un mezzo attraverso il quale rompere l'isolamento e la frammentazione. Uno strumento per far sentire la voce di chi resiste e generare un movimento che si preoccupi realmente dei nostri bisogni. Non abbiamo timore di fallire. Prima, durante e dopo la tornata elettorale. Più saremo, meno ci sentiremo soli. Più saremo, meno ci sentiremo soli. Poter andare a voi!